Brivido già al primo minuto con l'isernia pericolosa con una punizione di Ruggeri che confonde la difesa e Marcantonini allontana con fatica. Al settimo, occasione da gol per il Fano con Gucci che serve un cadeau a Sivilla, ma uno strepitoso Schina si allunga e respinge con una mano praticamente una palla da tutti vista già in rete. Si salva ancora una volta al dodicesimo l'Isernia con un intervento in anticipo di Schina su Gucci prima e di Simonetti che allontana poi. Al 22esimo Camilloni riporta il Fano davanti a Schina, apre per Borrelli anticipato sul più bello. Pavo non ce la fa, al 24esimo lascia campo e panchina dopo l'infortunio subito a centrocampo. Manca il suo naturale alter ego, influenzato Marconi, e Alessandrini non ha alternative, dentro Gregorini. Al 29esimo rumoreggiano le due panchine per il mancato fischio dell'arbitro quando resta a terra un giocatore dell'Isernia, Saltarin, e a fischiare è il pubblico adesso. L'arbitro prende provvedimenti contro un dirigente ospite in panchina dopo essersi confrontata con l'assistente. Nervi tesi tra giocatori a terra e capitano Nodari sanguinante sull'occhio. Al 34esimo punizione per il Fano, ammonito Simonetti per fallo su Borrelli. È lui che la batte col destro, ma Schina sfila via la palla dal primo palo. Nessuna azione da segnalare fino a poco prima del decimo della ripresa. Mischia furiosa nell'area dell'Isernia. Il Fano non passa. Al 17esimo il Mancini protesta per un fallo in area su Torta, resta a terra un giocatore biancoceleste, alla fine l'ammonito è proprio Torta. Su errore di Schina il Fano spreca al 22esimo, Sivilla, fatto in giornata, manda sul fondo un'occasionissima. Sfiora il gol l'Isernia al 27esimo con Evangelista, con i piedi respinge prima Marcantonini, ribatte l'Isernia e salva De Iori a porta vuota. Il tempo di ripartire è fallo su Ambrosini, scatta il calcio di rigore al 29esimo per il Fano. L'arbitro sfodera il cartellino rosso per il portiere Schina per somma di ammonizioni e tra i pali arriva Silvestri col numero 12, deve uscire Evangelista. Al 31esimo Sivilla contro Silvestri, rigore parato, la palla torna sui piedi del bomber Granata che calcia però troppo alto. L'Isernia riparte in 10. Alessandrini schiera l'ultimo acquisto Granata tesserato pochi giorni fa, l'attaccante cubano a Pezzeguia e Scenodari. Al 48esimo Gucci non finalizza il buon passaggio di Lunardini, Silvestri para a terra. Al Mancini finisce 0-0, esulta De Bellis con i biancocelesti. A mister Alessandrini deve entrare in campo per separare i suoi giocatori dagli avversari. A fare testo in questa fredda domenica Granata, i nervi tesi, troppo tesi in campo. Il Fano riscivola al terzo posto, l'Isernia porta a casa il punto desiderato.